Manuale di sopravvivenza. Un racconto miracoloso e involontario in 30 ebiche. Mario Perrotta rilegge Terra matta di Vincenzo Rabito in musica e parole. Musiche originali Mario Arcari. Brani al pianoforte Silva Costanzo. Ebbica 14. Iene, lione e scimmie. Anni 1936-1939. Dopo che ero tornato a casa di militare nel settembre del 1936, io aveva sempre quella testa di andare a fare soldi all'Africa. Non lo perdeva mai quello pensiero di tornare all'Africa da lavoratore. Macare che andava a morire di fame era tanto impressionato di questa Abissinia che per forza voleva partire. Così ho fatto la domanda e mi è venuto subito accettata. E tutte mi dicevano che io andava cercando la morte con la lanterna, ma io sempre dicevo che voi altri coraggio non ne avete di andare. Se bisogno c'è, magari a casa del diavolo, bastica si fanno soldi. Così ho baciato tutte e partie, e dopo 25 giorni di navigazione eremo arrivate a vedere le terre di Mogadiscio. Era il giorno 25 febbraio, a me mi pareva un sogno. Così tutti gridavano cantando "Faccetta nera, bella Abissina". Dopo 5 giorni di strapazzo, che eremo tutte rotte, finalmente arrivammo in un villaggio che si chiamava Cabredarre, villaggio tutte di nere, senza esserci nessuno bianco, solo che c'erano soldate nere che facevano servizio come i carabinieri, che queste erano fedele alle italiane che si chiamavano colubascie. Ci hanno fatto fare le tende lontano 300 metri della popolazione somila. Ci avevano dato uno tiro da tenda per uno. Lì c'era un capitano del cenio e ci ha detto: "Ora ragazzi, qui ce n'è uno cascione di attrezze di lavoro. Qui ci sono tutti gli alberi che volete e potete tagliare, serrare e fare magari tavole". Quindi potemmo tagliare tutto per poterne fare macare baracche, perché padrona queste albere non ne avevino. E poi io mi sono messo a posto, mi ho preso una cantonera dentro la baracca e mi ho fatto una bellissima branta con uno tavolinetto, e il materazzo l'ho riempito di erba secca e pampinedde secche. Poi mi hanno dato una zanzariera per le moschitte e per non ne fare muzzecare delle zanzare quanto ne corcammo. E quinte, erimo tutte a posto. E io era felice che mi avevo messo a lavorare un'altra volta, e tutti i giorni si andava a lavorare con il camion che andava a caricare pietre dalla Pirrera al lavoro. A me mi piaceva di viaggiare sempre con il camion e attraversare boscaglia, e poiché la zona di Mustailli era una zona di scimmie e una forte quantità di iene e magari c'erano lione, dalla mattina alla sera, con pure che camminammo sopra il camion, dobbiamo vedere tante spavente. E poi alla notte non potemmo dormire con quello bordello che facevano lì animale, che facevano tanto mormerio, che si afferravano tra loro animale. Ma noi eremo 7 l'operaie della nostra baracca, compresi i 2 autisti, e avemmo uno fucile per uno, che così, se per caso qualche lione arrabbiato perché aveva fame ci voleva mangiare, subito tutte 7 prendemmo il fucile e sparammo all'impazzita.
E poi che c'erino tante rebelle che non volevino che gli italiani abbiamo preso l'Africa e se non si stava sveglie ci potevino dare qualche fucilata. In tutti i cantieri, in tutti i villaggi dove c'erino lavoratori, c'era il cappellano che ogni domenica ci faceva dire la messa, poi c'era Macare, uno capo manopolo della milizia, che le leggi fasciste dicevano che d'ogni cantiere ci dovevino essere, perché d'ogni sabato si doveva fare il sabato fascista. Dopo che si mangiava, ci dovevamo mettere la divisa delle fasciste in camicia nera e prendere il fucile. E questo capo manipolo, che rappresentava un sottotenente dell'esercito, ci faceva fare 2 ore di maneggio con il fucile. E questo, d'ogni sabato, era un rompamento di coglione che persino tutte le domeniche, invece di riposare, se dovemmo fare istruzione come quando io aveva 17 anni. Ma comunque, la vita passava molto contente, neanche all'Italia questa bella vita io l'avevo passato. Quindi, io pensavo di poter farmi la cittadinanza di Mogadiscio, che poteva cambiare posizione, che di povero mi poteva trovare ricco. Poi l'assistente ingegnere Andriotte mi ha fatto prendere 10 nere che avevano una buona volontà di lavorare e la mia squadra alla sera sempre facciamo più lavoro degli altri squadri perché io ci portava più rispetto delle bianche. Perché io, quanto gli operai italiani volevano fare bordello, che volevano disprezzare queste povere nere sul lavoro, io era il primo a dare torto alle italiane. Ora che tutto doveva andare bene, ci cominciarono a essere tante male notizie. Era il 1939, che un giorno venne il consolo della milizia di Diradava, che era un grande paese dell'Etiopia, e ci ha fatto levare mano di lavorare per farci una parlata a tutte le italiane del cantiere che lavorammo e specialmente a tutte le operaie che erimo scritte alla milizia, che ci faceva capire che tutti gli italiani in Africa non c'era più bisogno di lavorare, basta solo la nostra presenza e il fucile carico sempre a portata di mano. E poi ci ha detto: la canzone Facetta Nera, Bella Abisinia, non si canta più e se deve cantare al contrario, non voglio più sentire Bella Abissina perché la donna bianca è più carina. Tutti restammo con la bocca aperta come si nantò e tutti abbiamo detto: che diavolo stapeva soci dentro. Così io pensai di farmi dare subito uno permesso perché io stesse pensai tutto male. E quelle parole del consolo per tutte furono impressionanti. Non mi piaceva più di lavorare, magari la febbre ci aveva, e quinte mi hanno dato uno permesso e me ne sono andato a Mogadiscio per sapere qualche cosa di quello che ci aveva fatto capire il consolo. E così a Mogadiscio dalla stazione prese la strada per andare all'ufficio della ditta per dirci che io sempre tutti i giorni mi prendeva la febbre per deperimento organico e non poteva lavorare più, che era malato e poi perché aveva quasi 3 anni che io lavoravo in Africa. E il ragioniere che mi conosceva mi ha detto: caro rabbito, fra giorni, se è vero quello che si dice, ce ne dovemmo andare tutti dell'Africa, non fa bisogno di avere la febbre, perché o febbre o senza febbre, tutti ce ne dovemmo andare all'Italia. E tu
sei fortenato che questo è nel momento che ti puoi licenziare. Così, uscito dall'ufficio, io presi il giornale. E questo giornale, nella prima pagina, c'erano due deputate ammazzate nella Società delle Nazioni. E poi c'era chi diceva il giornale che la grande Germania stava occupando con la forza e con il sangue tutta la nazione della Polonia, che se stavano ammazzando diverse centinaia di polacche, non tutte soldate ma magari la popolazione civile. E poi, sempre lo stesso giornale diceva che, dopo conquistata la Polonia, la Germania doveva conquistare il Belgio e magari la Francia. E quindi io diceva, già, siamo in guerra. Il mio pensiero era uno solo, che come si faceva giorno, mi faceva fare la paga e scappare per l'Italia e andare a Chiaramonte, perché l'inchilise ci voleva poco a volere fare la guerra contro l'Italia. Così io, che avevo avuto la febbre per farmi partire prima, mi sono andato a farmi a raccomandare al comando della milizia, che voleva essere rimpatriato quanto più presto. E così davvero al tre giorno la nave partio. E come era sopra la nave disse, addio Africa, dopo 33 mesi di sacrifizi, di essere bruciati del sole e nel principio con poca acqua per bere, sono sicuro che non ci potemmo vedere più. Avemmo stato in mezzo all'animale, avemmo mangiato pasta ammogata e fracita, perché o quella o niente, specialmente negli primi giorni che non c'erano neanche strade, poi che io aveva preso la febbre cialla, febbre che era infettiva, che tante hanno morto. E così il lavoro degli italiani che avevano fatto con tante sacrifici si è perso. E quando partio la nave, quella fischiata che ci hanno fatto certi babbione nere, si vedeva che era propaganda politica, si vedeva che non potevano vedere al fascismo, perché l'Italia, vuol dire fascismo, era a fianco con la Germania. Io tra me diceva, ma noi che cosa ci corpiamo? Ci hanno detto di fare i fascisti e abbiamo fatto i fascisti. Io a Catania scendei come al solito per prendere il treno per Caltagirone, ma io di Catania era pratico e cominciai a camminare. Poi ho preso una carrozza, perché ora non era povero come tante volte che io aveva stato a lavorare, che era sempre in mezzo alla miseria. Invece ora era padrone di 17.000 lire, che pareva io quasi un nord americano. Specialità rabitesi. Deputane. Storpiatura rabitese di deputati, forse non tanto involontaria. Cambiare posizione. Elevarsi, arricchirsi, salire nel rango sociale. Parere un nordamericano, quando la scalata sociale è ormai completata. Avete ascoltato Manuale di sopravvivenza, da un'idea del Piccolo Museo del Diario, prodotto dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, in collaborazione con Giulio Einaudi Editore e Rai Radio 3. Regia Mario Perrotta, a cura di Elisa Cuciniello. Specialità rabitesi Paola Roscioli. Prossima ebica. Mai avesse venuto l'Ammacolata.
anno 1939.